cosa dobbiamo aspettarci per questo evento? Ma secondo me è un grande mondiale perché il percorso è molto duro, alla tipo bergamasca, diciamo, e quindi chi arriva a Bergamo sa di dover affrontare un'esperienza unica, ma anche dura, e pertanto gli sportivi si aspettano un grande risultato. Ecco, l'aver organizzato questa manifestazione in questi comuni e non sull'altopiano ha comportato qualcosa per voi? Ma ha comportato lo spostamento di tutta l'organizzazione da quello abituale che eravamo intenzionati a fare sull'altopiano, perché sede della manifestazione era Rovetta, solo che abbiamo trovato un po' di difficoltà in alcune amministrazioni e quindi abbiamo dovuto spostare il tutto per non perdere l'occasione di organizzare il mondiale. E questo il Bergamo, vista la storia, ormai siamo a 91 anni di storia, non poteva permettersi di respingere un'organizzazione di un mondiale. Ecco, il mondiale di enduro era ormai una tradizione sul territorio. Quali edizioni ha ospitato quest'area? Ma quest'area, noi siamo la 41esima edizione della Valli e quindi adesso non ricordo di preciso quali di queste manifestazioni fossero state portate in altopiano. Però che mi ricordi da quando io sono al Bergamo, abbiamo fatto nel 94 a Castione, nel 2000, nel 99 a Rovetta, 2001 mi sembra a Clusone, poi abbiamo fatto nel 2005 a Schilpario e 2006 ancora a Rovetta, quindi capite che il punto nevralgico era proprio l'altopiano della Presolana, insomma. Ecco, ma perché questo trasferimento? Ma il trasferimento, non lo so, secondo me è dovuto a una incomprensione da parte di alcune amministrazioni. Lasciando perdere l'onore, riuscivamo ugualmente, cambiando il percorso, a portare il mondiale nelle località. Solo che Castione non era d'accordo. Allora eliminiamo Castione, eliminiamo Onore e cerchiamo di portare il percorso sugli altri comuni e portando il percorso sugli altri comuni interessiamo soprattutto Cerete e all'ultimo momento ci dice no, per questioni varie e no. Non avendo Cerete non potevamo chiudere il circuito e quindi chiudere il percorso del mondiale e qui è mancata secondo me la volontà politica degli altri comuni del consorzio, perché bastava che facessero pressione. Allora abbiamo tentato la carta, l'Overe, i quali sono stati ben disposti e ben disponibili ad accettarci.